Cristian Capone, prima esperienza in Rosso Verde, arrivi immagino con tanta voglia di fare, magari conoscerai già i record che hai annellato la Ternana lo scorso anno, insomma le prime impressioni di questo gruppo, di questa esperienza con la maglia Rosso Verde. Sì, innanzitutto sono felicissimo di essere qua. Sono già un paio di settimane che aspettavo di avere la conferma di venire qua. Ho voluto fortemente venire qua per il progetto, per la squadra. Come hai detto te, l'anno scorso hanno fatto un campionato incredibile, record su record, e non vedo l'ora di iniziare a allenarmi con i compagni. Cristian, raccontaci un po' le tue caratteristiche. Sì, sono un giocatore che piace spaziare in tutto il campo, posso ricoprire sia al ruolo di seconda punta, esterno sinistro, anche a destra l'ho fatto in passato, però sono a disposizione del mister ovunque lui mi voglia mettere. Si prospetta un campionato di Serie B molto difficile con diverse piazze di grande livello. Sì, non so se c'è mai stato un campionato così competitivo come quest'anno. Ci sono sicuramente squadre rose molto forti, a primo impatto si è vista subito la qualità della squadra, sono sicuro che faremo un grande campionato e non vediamo l'ora di iniziare. L'anno scorso con Lucarelli gli esterni hanno fatto la differenza. In particolare Partipiro è stato il miglior giocatore della Serie C tra gol fatti e assist. Un motivo in più per accettare la Ternana? Sì, sicuramente è stata anche la prima cosa che mi hanno fatto notare, che mi hanno detto che il mister lavora molto bene con gli attaccanti. Infatti, come hai detto te, l'esterno è stato il miglior giocatore del torneo e sì, diciamo che è stato anche una cosa in più per venire qua. Il mister, pian piano inizieremo a conoscerci e sono sicuro che sarà un gran campionato. Tu porti anche esperienza di B in questa squadra. Sì, ho solo 22 anni, però è già il quinto anno di Serie B. E gli ultimi 2 anni a livello personale di squadra sono stati anni non facili, non semplici. Ho voglia di rimettermi in gioco e sono sicuro che questa sarà un'annata importante. Senti, una domanda che te la devo fare perché la tifoseria ternana immagino che ti ricorderà Eccola là. spesso la tua esperienza precedente con il Perugia, no? Raccontaci com'è andata, se poi hai avuto delle difficoltà, insomma. Sì, diciamo che 2 anni fa ho giocato a Perugia e non è stata un'annata facile, anche perché è venuta la retrocessione. Ero in prestito come quest'anno, ma sono un professionista, sono già passati 2 anni nel passato, sono concentrato solo sulla Ternana e portare qualità e cercare di aiutare i compagni a vincere più partite possibili. Poi c'è il derby quest'anno, quindi una rivincita anche per te, no? Potrebbe essere, visto che comunque non ti sei trovato bene, penso più che altro per la retrocessione, diciamo, no? Sì, quando retrocedi non puoi mai dire che è stato un anno positivo perché non è mai bello retrocedere. E sì, sarà una partita speciale, rincontrerò dei miei compagni di squadra e non vedo l'ora. Come per un giovane crescere, formarsi e lavorare in un settore giovanile come quello dell'Atalanta, che da questo punto di vista è tra i migliori? Sì, io sono arrivato a Bergamo che ero un ragazzino e ho avuto la possibilità ora di iniziare con Gasperini, con la prima squadra. Ci sono giocatori importantissimi e negli ultimi anni hanno dimostrato cose importantissime e sono contento per la società e ora ho voglia di mettermi in gioco qua e poi magari in futuro un giorno magari tornare. Tu qui trovi, a proposito di ex Atalantini, Defendi, nasce attaccante esterno, l'anno scorso miglior terzino destro della categoria a 35 anni. Tu dove vorresti giocare, superati 33-34? Diciamo che ancora non ci ho pensato, ne ho solo 22, spero di continuare a giocare davanti perché mi piace giocare davanti, però non si sa mai in futuro, magari potrei essere anche un buon centrocampista o un terzino, però va bene così per ora. C'è qualcosa in questa Ternana dell'Atalanta, come modo di giocare, come carattere, anche proprio come manovra, come Sì, sicuramente è un attitudine? calcio offensivo, come la squadra di Gasperini. È un gioco che punta sempre all'attacco, cercare sempre di verticalizzare e provare a fare più gol possibili. Però diciamo che sono anche due moduli diversi e la Ternana dobbiamo dimostrare ancora tanto. L'Atalanta ormai è arrivata a un livello
la Champions, perché ogni anno arrivano al vertice e speriamo di fare bene, dai.